Natale è vicino, le abbuffate con i parenti pure. Spero che abbiate già mangiato perché il video di oggi o vi metterà una fame tremenda addosso o ve la toglierà per un bel po'. Questa maglia dovevano chiamarla mangiare. Alberto, tu che sei stato in America a vedere la fattanza, illustraci, facci da cicerone. Vediamo se siete svegli. Pesa di più un chilo di grasso corporeo o un chilo di muscolo? So che non ci siete cascati, ma forse non tutti voi sanno che a parità di peso, grasso e muscolo appaiono in dimensioni notevolmente diverse. Più voluminoso il grasso, più condensato il muscolo. In altre parole, due persone di pari sesso, età, altezza e peso possono apparire una in stato di sovrappeso, l'altra come il ritratto della salute, sportiva, atletica, muscolosa e definita. E magari queste due persone assumono quotidianamente una simile quantità di calorie. Non ne so molto in materia, ma sono abbastanza certo che su questo punto nutrizionisti e dietologi concorderanno. È tanto la quantità di cibo che consumiamo a farci ingrassare, ma anche la sua qualità. Vabbè, direte, che ovvietà, Simone! Peccato che molti ancora si approcciano alla dieta come se fosse un gioco al ribasso con la propria bilancia, quando dovrebbero osservarsi di più allo specchio, si limitano cioè a fare una conta delle sole calorie, che di per sé è giusto, tralasciando però tutti gli altri macronutrienti, certo non meno impattanti, sul nostro organismo. A parità di calorie, due alimenti possono preservare diverse ripartizioni di grassi saturi, zuccheri, carboidrati, proteine e quindi un diverso valore nutriente. A complicare ulteriormente i nostri eterni sogni di dieta, va ricordato che gli alimenti si distinguono anche per le modalità con cui sono stati lavorati prima della vendita. Quando andiamo a fare la spesa, ci possiamo imbattere in prodotti freschi, cioè non lavorati o minimamente lavorati, come frutta e verdure, non in scatola, legumi, uova e cibi di origine animale, senza aggiunta di sale, olio, zuccheri e grassi. I classici tagli di carne e filetti di pesce, per intenderci. Quelli che ci fregano, perlomeno quelli verso i quali dovremmo stare più accorti, sono gli alimenti processati. Possono essere prodotti semplici come pane e formaggio, ottenuti sì da alimenti naturali, ma con un'aggiunta limitata di conservanti, grassi e zuccheri. Persino la bresaola, in quanto salume, nonostante la sua nomea di alimento sportivo, presenta l'aggiunta di additivi. Sono insomma alimenti di per sé non nocivi, ma che andrebbero consumati con moderazione. E siccome il mondo è un posto ingiusto, i cibi più allettanti per gusto e sapore rientrano quasi tutti in un'ultima categoria, quella dei cibi ultraprocessati. Capito, gustoso barattolo di Nutella che mi osserva ogni volta con occhi supplicanti? Cioè prodotti alimentari derivati da lavorazioni industriali che prevedono l'aggiunta di molti additivi, conservanti, grassi idrogenati, zuccheri, coloranti e altre diavolerie. Queste pratiche rendono tali prodotti più appetitosi, ma soprattutto già pronti al consumo e in grado di conservarsi più a lungo sugli scaffali dei supermarket. Si va dalle bevande gassate e zuccherose agli snack, dalle pizze surgelate alle zuppe già pronte, dalle creme alle fette biscottate fino agli immancabili würstel e hamburger. Tutto quello che piace ai bambini, insomma. Sono cibi ad alta concentrazione calorica, ma poco nutrienti. Tanto per intenderci, una porzione piccola di patatine fritte assicura 230 kcal, lo stesso valore che potresti colmare con 3 o 4 mele. E secondo voi, vi sentite più sazi e pieni con le patatine o con le 3 o 4 mele? Questa lunga premessa, per alcuni ovvia e per altri un po' meno, mi serve sì per ricordarvi che la dieta inizia al supermarket, ma anche per introdurvi l'incubo, il paradosso che vive da decenni il paese che si vanta di essere il più progredito al mondo, gli Stati Uniti. Dove mangiare sano e tenersi in forma è sempre più un privilegio per pochi e dove larghe fette di popolazione sono costrette a percorrere miglia su miglia per procurarsi cibi freschi e naturali. Per di più costosi, mentre in un solo isolato possono imbattersi in decine di fast food, dove con pochi dollari ti puoi garantire una porzione extra large. Se noi italiani possiamo alla fine scegliere tra alimenti freschi o meno, in molte zone degli Stati Uniti questo non è possibile. Per molti statunitensi appartenenti ai ceti più poveri, i cibi ultraprocessati, se non quelli consumati direttamente nei fast food, sono l'unica opzione. E vedremo presto perché. Le conseguenze di questo squilibrio però le possiamo immaginare benissimo. Secondo le ultime stime nazionali, il 41,9% degli adulti americani soffre di obesità, quando nel 1990 la percentuale
percentuale era limitata all'11%. Tra gli under 20 invece la percentuale è del 19,7%. L'elemento preoccupante è che questi numeri dimostrano un fenomeno ancora in crescita. Basti pensare che 10 anni fa nessuno stato poteva vantare percentuali di obesità locale superiore al 35%, mentre oggi, invece, sono 19 gli stati che superano questa soglia. I peggiori sono il West Virginia, il Kentucky e l'Alabama, tutti attorno al 40%. Uno studio del 2019, pubblicato sul New England Journal of Medicine, inoltre prevede che entro il 2030 circa un americano su due sarà obeso, con una prevalenza che supera il 50% in ben 29 stati e non scenderà sotto il 35% in nessuno stato. Una situazione che ha iniziato a preoccupare persino l'esercito. Sono sempre meno le persone arruolabili e la percentuale di possibili reclute che superano gli standard di grasso corporeo è raddoppiata rispetto al 1960, nel caso delle donne addirittura triplicata. 4 americani su 10 sono dunque obesi e numeri così alti non si possono motivare soltanto tramite fattori quali la genetica, la sedentarietà o la scarsa cultura alimentare. E c'è chi ne soffre di più. È infatti l'etnia afroamericana a patire maggiormente la piaga dell'obesità, che riguarda il 49,9% della sua popolazione. Seguono gli ispanici al 45,6% e poi i bianchi al 41,4%. In generale, le categorie che corrono più il rischio di sviluppare forme di obesità sono le donne, gli adulti afroamericani e i cittadini a basso reddito. Che nei paesi sviluppati l'obesità oggi sia una condizione diffusa per la maggior parte tra i ceti meno abbienti non è una novità, e diversi studi hanno dimostrato una correlazione tra tassi di obesità e reddito pro capite. È un vero e proprio paradosso se confrontato con quanto accade nei paesi più poveri. Nei paesi in via di sviluppo, infatti, ad un aumento del reddito corrisponde un aumento della massa grassa tra la popolazione, mentre nei paesi industrializzati avviene il contrario. Hanno più probabilità di sviluppare una condizione di sovrappeso e obesità i ceti più poveri. Ad esempio, già nel 2015 i dati del Center for Disease Control and Prevention raccontavano che in stati americani come il Mississippi, in cui il reddito familiare annuo era inferiore ai $45,000, la popolazione obesa raggiungeva il 35%, e invece in stati dove il reddito superava la soglia dei $65,000, ad esempio il Massachusetts o la California, la percentuale di obesità scendeva al 25%. Ma sempre il CDC, nelle rivelazioni pre-pandemia, segnalava come la percentuale di obesità della popolazione a reddito familiare superiore del 350% la soglia di povertà, cioè i ricchi, fosse al 39%, sempre inferiore comunque al 46,5% della popolazione con reddito inferiore. Non è dunque un caso se nei paesi industrializzati sono le fasce meno abbienti, quelle banalmente dotate di meno budget per la spesa alimentare, ad essere maggiormente sensibili al rischio di obesità e sovrappeso. Ma questo perché avviene? Perché da questa parte ricca del mondo sono i poveri a correre maggiormente il rischio di aumentare forme di grave obesità? Ci sono delle motivazioni che non hanno nulla a che vedere con ingordigia e regimi alimentari luculliani, e spesso non è nemmeno un problema di responsabilità individuale del singolo, e purtroppo in certi casi non basta decidere di mettersi a dieta e di andare in palestra per sfuggire a questo circolo vizioso. Prima varrebbe comunque la pena ricordare che quando parliamo di obesità ci riferiamo pur sempre ad una condizione clinica e una condizione ben precisa. Vi risparmio i calcoli, ma non le conseguenze che questa condizione può arrecare all'individuo. Tra diabete di tipo 2, problemi cardiovascolari e diversi tipi di tumori, l'obesità è una delle principali cause di morte prevenibili. In uno studio del 1999, le morti negli Stati Uniti riconducibili alle complicanze dell'obesità erano stimate tra le 280.000 e le 350.000 all'anno. E considerando come funziona il sistema sanitario americano, per molte persone curarsi è un lusso. Negli Stati Uniti, solo nel 2019, si sono spesi circa 170 miliardi di dollari per curarsi dall'obesità e dalle sue conseguenze. In pratica, un paziente affetto da obesità ha speso $2.000 all'anno in più rispetto ad un paziente normopeso. Ricordate cosa si diceva a inizio video? Qualità e quantità. Negli Stati Uniti il cibo certo non manca, e forse ne hanno anche troppo, ma la qualità purtroppo ne risente. Fa strano utilizzare questa espressione in riferimento agli Stati Uniti, anche se è una delle principali cause dei malsani regimi alimentari nazionali: insicurezza alimentare. Certo, secondo il Department of Agriculture, USDA, quasi il 90% delle famiglie americane riesce a sfamarsi quotidianamente. Ma di cosa
Sempre lo USDA mette a disposizione dei cittadini uno strumento ogni 5 anni, la Dietary Guidelines for Americans, un vademecum che dovrebbe educare la popolazione ad un'alimentazione sana ed equilibrata. Vengono illustrati i principi nutrizionali, vi si spiegano le basi dell'educazione alimentare con capitoli dedicati ad esempi di diete salutistiche come quella vegetariana e mediterranea. Bello! Una lettura senz'altro utile anche per noi. Ma se volete accantonare per un mese la dieta mediterranea e abbracciare a vostro rischio e pericolo i dettami di questa Bibbia alimentare stelle e strisce, vi converrà al più presto imparare la ricetta di una ranch sauce. Non preoccupatevi, dovete soltanto mescolare robe. Imparare che quella che chiamano mustard non è la nostra mostarda, che winter squash e summer squash non sono due sport, e che cucumber o cucumber non è cocomero, ma cetriolo. Se non volete fare ulteriori danni con il vostro calories intake, vi suggerisco Cambly, lo sponsor di oggi. Un po' come quando rimandate sempre al prossimo lunedì la vostra dieta, anche la ripassina al nostro inglese è sempre accantonata. Ora è Natale, poi è subito Pasqua e quindi... ciao ciao dieta! Ma con l'inglese non avete scuse, non con Cambly almeno. La piattaforma di e-learning è facile facile che vi permetterà di seguire lezioni individuali con tutor personali madrelingua comodamente seduti a casa vostra anche durante il pranzo di Natale se volete, tra un antipasto e l'altro. I tutor infatti sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non sono tutor qualsiasi. Ognuno infatti ha il suo accento di provenienza, britannico o statunitense ad esempio, e ognuno è specializzato anche in contesti di diverse tipologie, dall'inglese commerciale a quello scientifico, fino alla preparazione specifica per esami come IELTS e TOEFL. E se le festività natalizie sono il nemico numero uno delle diete, sono però anche l'occasione giusta per unirvi a Cambly, vista la promozione valida per tutto dicembre. Fino alla fine dell'anno Cambly infatti sconta del 60% i suoi abbonamenti annuali e tenete conto che il prezzo base di una singola lezione di un'ora costa 4,99€, meno di un burger menu. Con il codice Nova Xmas, Nova Christmas, potete godere di questa speciale promozione e in più avvalervi di una lezione prova gratuita di 15 minuti, giusto per riempire il tempo tra una portata e l'altra. Mal che vada, potrete imparare a ordinare correttamente un hamburger. Ma tornando alla nostra guideline, va bene leggerla e capirla, ma quanti americani la seguono proprio precisi fino alla fine questa guida? Per fortuna, sempre lo USDA pubblica in concomitanza con la versione aggiornata della sua guida l'Healthy Eating Index, in sostanza il voto all'alimentazione degli americani. In altre parole, la guida è il manuale, l'index il voto per capire se gli americani hanno studiato. E secondo voi, gli americani hanno passato l'esame? L'HEI va ovviamente da 0 punti ad un massimo di 100, che idealmente rappresenterebbe una dieta in perfetta aderenza ai dettami della guida. Prendendo come riferimento le rivelazioni di alcuni sondaggi effettuati da National Health and Nutrition Examination Survey, come l'eloquentissimo What We Eat in America, il cui logo starebbe bene come insegna per un nuovo fast food, l'ultimo HEI disponibile del 2015 è un bel 58 su 100. Arrotondiamo a 60? Poco da fare. L'indice dimostra che la dieta generale degli americani non è in linea con le linee guida. Le categorie che meglio performano sono i bambini tra i 2 e i 4 anni, con un punteggio di 62, e i senior, over 60, a 61 punti. In mezzo è un po' un disastro, con gli adolescenti tra i 14 e i 18 anni che scendono a quota 49. L'assenza di cibi sani e freschi dalle tavole degli americani in molti casi è però riconducibile a cause complesse, di natura sociale, economica e persino urbanistica. Il CDC le chiama Social Determinants of Health, cioè i contesti, le condizioni sociali e i luoghi in cui gli americani lavorano, studiano, trascorrono il tempo libero e così via. E per molti americani è difficile compiere scelte salutistiche proprio perché le social determinants of health d'appartenenza non lo consentono. Pensiamo banalmente alle mense delle scuole, delle comunità e dei centri per l'infanzia e all'impatto che possono avere sulle abitudini alimentari dei cittadini. E per quanto possa suonare incredibile, in molte zone, sia rurali che urbane e anche in interi quartieri, i supermarket, come noi li concepiamo, semplicemente non esistono. È il problema noto da una trentina d'anni con il nome di Food Desert, una vera e propria desolazione alimentare dove l'accesso a cibi nutrienti e salutari, come frutta e verdura, è o fortemente ristretto o del tutto impossibile, sia per l'assenza di supermarket, sia per la loro estrema lontananza, a volte per decine di chilometri, sia per l'impossibilità dei residenti di raggiungerli. Lo stesso USDA ha provveduto a definire meglio le caratteristiche di un Food Desert e lo ha fatto in base a due parametri:
reddito e accesso. Un'area è definita food desert, quindi se la percentuale di povertà raggiunge o supera il 20%, o il reddito familiare medio è inferiore dell'80% alle medie statali o metropolitane. In questo caso il basso reddito compromette la possibilità di una spesa sana e completa. Oppure, geograficamente parlando, un food desert è un'area in cui almeno 500 persone, o il 33% della popolazione di quella zona, vivono a più di 1,5 km, 1 miglio, da un supermarket o ipermarket, distanza che nei contesti rurali viene estesa a 16 km, 10 miglia. E qui il reddito c'entra fino a un certo punto, anche se il possesso di un'auto personale o la possibilità di lunghi spostamenti risulta determinante, se per trovare un ortaggio devi percorrerti decine di chilometri. A sopperire alla mancanza di viveri freschi, ci pensano però i ristoranti fast food, i piccoli alimentari, cioè i grocery stores, oppure i cosiddetti convenience o corner shop, i discount, insomma. Cibi ultraprocessati li puoi trovare ovunque, ma frutta e verdura no. In sintesi, nei supermercati hai ampia scelta, non hai problemi se vuoi fare una spesa sana e vegetariana. Nei grocery stores dipende, e nei discount te lo puoi sognare. In questi piccoli negozi gli scaffali strabordano per lo più di bevande zuccherate, di cibi ultra processati e in scatola, pieni di zuccheri e grassi per favorirne meglio la conservazione, ma poveri di vitamine, così come di qualsiasi effetto nutriente. Una conseguenza al limitato accesso ai grossi supermarket e alle loro varietà di offerte è che i residenti di queste zone hanno aumentato quindi la propria esposizione a cibi dall'alto contenuto energetico, cioè calorico, e quindi fortemente processati. Grassi e zuccheri, insomma, a scapito però di altri macronutrienti come fibre, carboidrati, vitamine e proteine. In altre parole, sono calorie vuote. Anche questa, purtroppo, è insicurezza alimentare. Indoviniamo un po'. La distribuzione di supermarket, grocery stores, convenience stores, quindi la disponibilità o meno di cibo salutare, è omogenea? Non proprio. Uno studio del 2013 infatti lascia intendere che la segregazione, se non una vera e propria discriminazione razziale, sia un'ulteriore causa alla malsana alimentazione, non solo delle fasce più povere, ma anche appartenenti a certe etnie. Se ricordate, sono gli afroamericani e gli ispanici a presentare i tassi più elevati di obesità tra la popolazione. Nello studio viene infatti dimostrato che a parità di condizione economica i quartieri a prevalenza bianca godono di una disponibilità ben più ampia di grossi supermarket rispetto ai quartieri ispanici e afroamericani, in questi ultimi quasi inesistenti. Inoltre, crescendo il tasso di povertà da quartiere a quartiere, diminuisce la presenza di supermarket e aumentano i grocery stores e i convenience stores, con tutto il loro carico di junk food e di cibi ultraprocessati, ovviamente. Ma lo studio dimostrava anche altro. I quartieri bianchi presentano sempre meno grocery stores rispetto a quartieri ispanici e afroamericani, e i quartieri afroamericani in genere sono quelli meno dotati in assoluto di negozi alimentari, che siano supermarket o discount. In altre parole, ai bianchi i supermarket, agli ispanici i grocery stores e ai neri nemmeno i discount. Di recente, a settembre, l'amministrazione Biden ha tenuto una conferenza su fame, nutrizione e salute, anche con il proposito di contrastare queste disuguaglianze alimentari. C'è chi l'ha vista come una dichiarazione di guerra alle multinazionali del junk food, chi la reputa una mossa insufficiente per contrastare il fenomeno. È comunque emblematico che quella organizzata da Biden sia nella storia politica americana soltanto la seconda conferenza tenutasi sul tema. Per recuperare la prima bisogna tornare indietro al 1969, sotto l'amministrazione Nixon. In quella circostanza però lo scopo della conferenza era del tutto diverso: assicurarsi che le diete di famiglie e bambini comprendessero abbastanza calorie. In quell'occasione fu lanciato il programma SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program, che è ad oggi il principale sussidio per la spesa alimentare destinato alle famiglie in condizioni di povertà estrema. In media, ogni nucleo familiare che aderisce allo SNAP riceve al mese $127 per persona da spendere solo su alcune tipologie di prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura. Il problema è che non tutti possono avervi diritto e le soglie di accesso al sussidio sono rigorose. Ad esempio, la maggior parte degli adulti abili al lavoro tra i 18 e i 49 anni che non vivono con minori può godere dello SNAP solo per 3 mesi. È chiaro che il sussidio è rivolto soltanto a quei contesti familiari che versano in situazioni molto povere. Chi non è altrettanto povero ma abbastanza ricco da permettersi abitualmente una spesa salutistica o che comunque vive nel mezzo di un food desert ne rimane escluso. Ma comunque, questo SNAP funziona un po'? Considerando che alla sua istituzione lo scopo principale era combattere la fame, gli obiettivi nell'ultimo mezzo secolo sono stati raggiunti e alcuni studi dimostrerebbero che le famiglie beneficiarie dello SNAP hanno nel tempo ridotto le spese mediche per quelle malattie legate alla malnutrizione.
Ma come abbiamo visto, il tasso di obesità negli ultimi 10 anni è comunque aumentato a ritmo preoccupante. Non bastano evidentemente poche centinaia di dollari al mese per riformare un intero sistema. Perché al di là del food desert, dei discount e dei fast food, è la stessa industria alimentare, e magari appoggiata dalle istituzioni politiche, a non tenere conto di tutti quei problemi sociali, nonostante siano proprio le multinazionali del food le prime a dover mostrare un cambiamento di rotta. Però è inutile fare gli ingenui. Il ricorso a materie prime di scarsa qualità per ottimizzare i prezzi, produzione e conservazione dei prodotti è una scelta quasi obbligata per una multinazionale che necessita di raggiungere sempre più ampie fette di mercato. E per quanto riguarda i legami tra lobby alimentare e politica, non scopriamo certo l'acqua calda. Big Food is making America sick. Così titolava un articolo del 2016 di Lawrence Gostin, professore ed esperto di diritto della salute pubblica e già consulente del CDC e dell'OMS. Nell'articolo si puntava il dito non solo sull'influenza politica esercitata dai Big Foods, ma anche sulla loro condotta legale sfuggente a qualsiasi regolamentazione e trasparenza, dalle informazioni erronee fornite ai consumatori alle controverse pratiche commerciali per attirare clienti sempre più giovani, fino al finanziamento di ricerche scientifiche compiacenti che sminuiscono i danni di zuccheri e grassi. Gostin ne faceva poi un confronto con il caso dell'industria del tabacco. La Convenzione per il controllo del tabacco, varata dall'OMS nel 2003, infatti vietava qualsiasi rapporto o finanziamento tra politica e industria del tabacco, mentre le Big Foods, altrettanto dannose, sono sempre sfuggite ad una simile regolamentazione. E infatti si stima che nel 2015 le multinazionali alimentari abbiano finanziato per 34 milioni di dollari partiti e strutture amministrative, con contributi diretti di 6 milioni destinati ai membri delle commissioni di Camera e Senato responsabili della regolamentazione alimentare. E vi ricordate le linee guida alimentari? Le industrie dell'agrobusiness eserciterebbero inoltre la propria influenza sullo USDA nella pubblicazione delle guide alimentari, con lo scopo di attribuire maggiore importanza del necessario ad alimenti quali carni rosse e latticini. Ad esempio, è stato fatto notare come la tabella MyPlate contenuta nell'ultima Dietary Guidelines, che indicherebbe la ripartizione giornaliera delle categorie alimentari, abbia istituito la categoria Protein Foods solo per poter convincere i consumatori a fare un maggiore consumo di carne, nonostante le proteine fossero già contenute in abbondanza tra gli altri alimenti, per non parlare dei finanziamenti delle Big Foods destinati al sostegno di campagne di opposizione alle dibattutissime sugar tax sulle bevande zuccherate. Certo, sappiamo però anche degli sforzi fatti in passato dalla politica in senso opposto, come le politiche nutrizionali promosse dall'amministrazione Obama in favore di una sana alimentazione. Al di là dell'orticello privato della First Lady, si andò ad intervenire soprattutto sulle social determinants of health più esposte al problema, come le mense scolastiche, ridefinendone i programmi alimentari. Meno sale, meno grassi saturi, più cereali integrali e ovviamente più frutta e verdura. Poi però è arrivato Trump a buttare giù l'orto degli Obama e a rivedere le norme in materia alimentare per le scuole. Come dichiarato dal segretario dell'USDA durante il mandato Trump, Sonny Perdue, le scuole devono servire pasti che gli studenti vogliono effettivamente mangiare e non serve a niente offrire pasti nutrienti se poi finiscono nella spazzatura. Anche se alcuni studi avevano dimostrato il contrario, cioè che il consumo di frutta e verdura nelle scuole era aumentato, riducendo oltretutto gli sprechi alimentari. Make America sick again. Allora, al di là di qualsiasi giudizio morale, al di là di ogni condanna, ogni azienda sarà libera di vendere i propri prodotti, così come un consumatore ha tutto il diritto di scegliere i prodotti che più preferisce, purché chiaramente rischi e benefici legati al consumo di questi siano quantomeno noti e dimostrati. Il problema però della grande nazione statunitense, come spero di avervi spiegato a dovere, come spero Alberto abbia fatto, è che queste libertà spesso non ci sono proprio. Non per gran parte della popolazione, almeno. Il punto è che nel 2023, quasi, bisognerebbe porre ogni cittadino, ogni umano, in realtà, di fronte alla possibilità di una scelta, in qualsiasi ambito, e giudicarne solo dopo le responsabilità. Milioni di americani dovrebbero così poter scegliere cosa mangiare e cosa no, e dove andare a fare la spesa. È però più facile far ricadere le colpe e le responsabilità direttamente sul singolo individuo, ed in genere è una narrazione che capita spesso di sentire in merito all'obesità. Può darsi che quella persona abbia potuto scegliere, che abbia a disposizione gli strumenti per migliorare la propria condizione e che semplicemente non intenda farlo. Per molti però purtroppo non è così. Può essere la povertà, il disagio sociale o persino psichico. Il problema di queste narrazioni, azzeccate o meno che siano, è che distolgono l'attenzione dalle tante cause strutturali, economiche e politiche
che pure esistono e che, se proprio non vogliamo identificarle come cause prime della piaga obesità, sicuramente aggravano un problema. Serve senza dubbio educare i cittadini, e non solo quelli statunitensi, ad una cultura alimentare e instillare in loro maggiore consapevolezza sulle proprietà nutrienti di quello che mangiano. Ma non può bastare. La politica non può limitarsi a guide alimentari e a iniziative di food washing, passatemi il termine, perché altrimenti poi si finisce con il colpevolizzare la vittima. Come Sonny Perdue, appunto, quando afferma che i bambini, i giovani e gli studenti sono i primi a rifiutare il cibo sano nelle scuole. Altrimenti possiamo anche star qui a compilare un ennesimo studio per dimostrare che a parità di prezzo quattro mele sono più sane e nutrienti di un menù completo al fast food, ma è inutile se poi le mele non si trovano. Mi raccomando, signori miei, pensate a me mentre vi abbufferete a Natale, perché tranquilli, anch'io lo farò. Magari non con un burger e con patatine, per aspera ad astra.